convinto di portare a casa 3 punti, forse ce li siamo anche meritati, abbiamo sbagliato il terzo gol, abbiamo sofferto purtroppo anche con un uomo in meno, diamo continuità ai risultati, per oggi dobbiamo portare via a casa i nostri 3 punti. Ci mancano i dettagli perché secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, potevamo fare 3-1, abbiamo giocato 20 minuti in 10 soffrendo e purtroppo all'ultimo secondo siamo stati disattenti in quella palla lì, che sono quei dettagli che ci fanno fare un salto di classifica. Un po' irruento anche in questa occasione il nostro difensore, già il secondo era rigore che causa, quindi settimana secondo me lo dovrei strigliare un po'. No, ma è già stato strigliato, purtroppo questi ragazzi ogni tanto commettono delle ingenuità e dispiace perché sono i dettagli adesso noi che ci fanno cambiare, perché le prestazioni ci sono, dobbiamo lavorare. Diamo continuità ai risultati, però vedi, io sono un po', non dico deluso, un po' amareggiato, perché ho visto che tutte le squadre si sono rinforzate. Io vado a dove lo so, tu sei contento dei tuoi giocatori, però queste sono frasi fatte. Tutte le squadre si sono rinforzate, davanti, dietro, quelle appare a noi. Io penso che tu qualche rinforzo lo devi pretendere a tutti i costi, visto tutte le partenze che hai anche avuto. Intanto sono contento dei miei giocatori, qualche rinforzo arriverà, il mercato chiude il 20 dicembre, però non il 5, che è domani, quindi un po' di pazienza e qualche giocatore arriverà. Sì, però sai... supermercato Casale, supermercato di qualche altra squadra, avevamo dei giocatori che magari ci potevano far fare anche il salto di qualità, io parlo da tifoso adesso. Certamente, però secondo me intanto andava corretto la campagna acquisti di quest'estate, che insomma qualche errore c'era stato. Più di un errore. Io non sono per il prendere per prendere, se c'è qualche cosa, ripeto, arriverà mirato e ci vuole un po' di tempo e di pazienza, perché sennò poi si rischia di prendere cose che non servono. Mister, da 1 a 10 quanto sei amareggiato per questo pareggio? No, ma sono amareggiato per come è venuto, perché secondo me meritavamo di vincere tutta la vita, anche in 10, perché non hanno mai fatto un tiro in porta. E abbiamo sbagliato il terzo gol. Abbiamo avuto una palla con Romairone in attraverso. E questo ci deve far capire quanto sia importante i dettagli nel calcio. Grazie mister. Grazie a voi. Buon ritorno, grazie di essere sempre presente ai nostri microfoni. Ci mancherebbe, grazie.